mi chiamavano la signora delle stelle, ma sono rimasta sempre coi piedi per terra. Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e pensare di essere unici è molto improbabile. Sono Margherita Hack e sono stata un'astrofisica italiana. Sono nata a Firenze il 12 giugno del 1922. Mio padre è protestante e mia madre cattolica. Entrambi sono insoddisfatti della loro religione e scelgono di aderire alla Società Teosofica, una filosofia che pratica fratellanza e rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi. I miei non mi hanno mai imposto un credo religioso. Ho avuto la fortuna di poter creare la mia identità in modo indipendente. Sono atea e la spiritualità per me sta nella capacità di amare e comprendere gli altri, uomini e animali. Frequento il liceo classico, senza poter sostenere l'esame di maturità a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Sono una sportiva, pratico pallacanestro e atletica, distinguendomi a livello nazionale nel salto in alto. All'epoca non era molto comune per una ragazza iscriversi all'università di fisica, ma io decido di farlo lo stesso, incoraggiata ancora una volta dai miei che mi dicono «Fai ciò per cui ti senti più portata». Detto fatto, mi laureo con una tesi in astrofisica sulle Cefeidi, una classe di stelle variabili. Per via della tesi passo molto tempo all'osservatorio astronomico di Arcetri, dove inizio ad occuparmi di spettroscopia stellare, quello che diverrà il mio principale campo di ricerca. Nel 1944 sposo il letterato Aldo De Rosa, che sarà mio fedele compagno di vita per oltre 70 anni. Ci siamo conosciuti da piccolissimi, in un parco di Firenze. Io avevo 11 anni, lui 13, e giocavamo a guardie e ladri. Forse era scritto nelle stelle. Di comune accordo, scegliamo di non avere figli, perché non ci sentiamo portati. Oggi c'è ancora molta retorica attorno alla maternità. In tutta onestà, vi dico che io ho sempre preferito i gatti. Amo gli animali e la carne mi ripugna. Non tanto per l'odore, ma per il pensare da dove viene, quali sofferenze ha sopportato l'essere vivente, un mammifero come me, a cui apparteneva. Dal 64 sono professoressa ordinaria di astronomia all'Università di Trieste. E dal 64 all'87 sono la prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, trasformando quello di Trieste da una piccola realtà di provincia a un istituto di fama internazionale. Lavoro presso osservatori americani ed europei e collaboro con dei gruppi di lavoro dell'ESA e della NASA. Sono un'importante divulgatrice, collaboro con università straniere e viaggio molto dalla California al New Jersey, dalla Francia all'Olanda, pubblicando oltre 250 lavori originali su riviste internazionali. Il mio pensiero è considerato libero e anticonformista. Sono impegnata politicamente e lotto all'insegna di un mondo più libero e giusto per tutti quanti. Sostengo i diritti civili, i diritti degli animali e ho uno sguardo progressista in temi di bioetica. Muoio il 29 giugno del 2013, a Trieste, all'età di 91 anni. Me ne vado come sono arrivata, serena. Non credo alla vita dopo la morte, e tantomeno a un paradiso in versione condominiale dove reincontrare amici, nemici, parenti, conoscenti. Penso alla ciclicità delle mie molecole, pronte a sopravvivermi, a ritornare in circolo, girovagando per l'atmosfera, e non provo tristezza. Ci sono stata, qualcuno si ricorderà di me. E se così non fosse, non importa.